prosegue l'appuntamento in prime time su Rai 1 con la seconda stagione di Non dirlo al mio capo, la serie televisiva con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale che ha aperto la stagione televisiva autunnale della TV di Stato. La Rai punta molto su questo prodotto che ha ottenuto un grande successo di pubblico durante la prima stagione e che adesso ritorna in onda con gli episodi inediti del secondo capitolo, che si preannuncia ricco di colpi di scena. La seconda puntata di giovedì prossimo vedrà protagonista Nina, la quale scoprirà la verità sul marito Elisa. Video virgola spoiler Non dirlo al mio capo 2 seconda puntata. Nel dettaglio le anticipazioni sulla seconda puntata di Non dirlo al mio capo 2 del 20 settembre rivelano che nel primo episodio dal titolo Di chi è la colpa vedremo che Nina viene a conoscenza della relazione segreta tra suo marito Enrico e la sua segretaria Lisa. Una scoperta a dir poco sconcertante che la lascerà senza parole la donna, la quale però deciderà di non fare nessuna scenata nei confronti del marito e della sua amante, bensì mediterà vendetta in segreto. La donna, infatti, vuole trovare il piano giusto per prendersi la sua rivincita, dato che suo marito le ha chiesto di firmare al più presto i documenti per la separazione definitiva. Nel frattempo, però, vedremo che lo studio Vinci si occuperà di una causa che riguarda le morti sospette all'interno di un reparto di ostetricia. Massimo sarà alle prese con il suo primo caso da affrontare e non nasconde la sua emozione e la sua agitazione, sperando che tutto vada nel migliore dei modi. Lisa si insospettisce Enrico è troppo gentile. Le anticipazioni sulla trama rivelano che l'atteggiamento gentile e garbato di Enrico finirà per insospettire Lisa, la quale teme che le stia nascondendo qualcosa. Il motivo potrebbe avere a che fare sempre con Nina? La donna potrebbe non darsi pace dopo aver scoperto il tradimento del marito e costituire così una minaccia per i due colleghi amanti. Intanto, i due seguono la causa sulla morte di un adolescente durante una gita scolastica, un caso particolarmente intricato e al tempo stesso delicato, che li terrà impegnati per molto tempo. Tra Massimo e Cassandra, invece, è guerra aperta mentre Mia si rende conto di essere gelosa del rapporto che si è creato tra Aurora e Romeo, i quali sono sempre più vicini.